Quanti caffè avrò! Se pensava al tempo che aveva passato lì, dietro il bancone del suo bar, era questa la prima domanda che si poneva ogni volta che si fermava a riflettere sul suo mestiere. Quando stava in quello che era il centro nevralgico della sua attività. Quel gesto oramai meccanico, eseguito come se fosse una catena di montaggio di una fabbrica, soprattutto quei tre colpi dati in successione rapida. Riempi con la polvere di caffè, aggancia la macchina, attendi che scenda, sgancia per svuotare. Movimenti precisi, spesso coordinati con altri. Prendi piattino, tazzina, cucchiaino sporchi e buttali nel lavello. Prendi piattino, tazzina, cucchiaino puliti e disponi sul bancone davanti alla stante cliente. Migliaia, milioni, litri, ettolitri di caffè, non bottiglie, ma damigiane. Al mattino in realtà si poteva parlare addirittura di fiumi, di laghi di liquido scuro che spumeggiava nelle tazzine, si mesceva per macchiare il latte, si confondeva con la schiuma bianca del cappuccino, si univa nel ménage à trois del marocchino, si allungava e si restringeva al gusto e alla bisogna. Scendeva ristretto a gocce lente nel caldo abbraccio del rum caldo, sopra la scorza di limone insieme allo zucchero prima del goccino di arancia profumato. Il caffè, ovvero l'essenza e l'anima del bar italiano. Il rapido pretesto per entrare in un mondo caldo e accogliente, forse. O forse non più. Ormai, sicuramente dopo decenni, qualcosa era cambiato nel mondo e nei bar.